amore, è bellissimo averti qui accanto a me. Anche per me. Mi sei mancato da morire. Sai una cosa? Cosa? Anna, vuoi prendere il qui presente Alberto come tuo sposo? Dio. Nella buona e cattiva sorte, e finché morte non ci separi. Sì, ti amo. Pompa! Pasquale! Rambo! Vai, Rambo! Avanti! Ciao ragazzi! Ciao collega! Ciao Alberto! Dobbiamo trovare questi tre bastardi. Solo che ricordo solo le prime tre cifre della targa. E la macchina è una Lancia Libra bianca. Una Lancia Libra bianca? Esatto.
Ti sembra che ce ne sarà una sola in giro? Ce ne saranno milioni. Vabbè, Pippo, abbiamo trovato anche di peggio. Mettiamoci all'opera. Alberto, guarda questo. Per caso è questo? No, non è lui. Continua a cercare. Bingo! C'è un certo occhi pinti, un pregiudicato. Fammi vedere la foto. Sì, esatto! Lui è! Bravo, collega. Andiamone a prendere. Giovanni Occhipinti, di anni 32, Carmelo Carbone, di anni 40 e Nunzio Donia, di anni 23, presunti responsabili dell'aggressione ai danni di Anna Inglese e del poliziotto Alberto Previte, avvenuta giorni fa in contrada Baronello, sono stati processati con il rito abbreviato e rimessi in libertà con sentenza del giudice Grasso in attesa di giudizio di secondo grado. Dottore Grasso, buongiorno. Non crede che l'assoluzione di quei tre ragazzi per le lesioni provocate ad Anna e Alberto possa dare un messaggio negativo all'opinione pubblica? Sono consapevole e mi dispiace per quella povera coppia, ma non abbiamo avuto elementi sufficienti per poterli condannare. Grazie, un'altra domanda. Non ho altro da aggiungere. Un attimo. Figlio di puttana! Adesso passiamo alle notizie del tempo. Sono consapevole e mi dispiace per questa povera coppia, ma non abbiamo avuto elementi sufficienti per poterli condannare. Così è deciso. L'udienza è tolta. Dottore, come sta? Beh, il pugno ha causato un versamento intracranico, mandandolo in coma. E questo potrebbe danneggiare le strutture cerebrali. Solo dopo l'attacco potrò essere più preciso. Comunque stia tranquillo. Stiamo facendo di tutto per salvarla. Grazie. Svegliati, amore mio. Ti prego. Anna. Hai capito che cosa ha fatto quello stronzo del giudice Grasso? Grasso, Grasso, questo nome non mi è nuovo. Avrò letto, addirittura scritto qualcosa, qualche articolo. Grasso, è da ieri che cerco di ricordare questo cognome. Ma sì, è lo stesso giudice
che liberò l'ubriaco e che uccise la vecchietta che stava comodamente seduta davanti a casa sua. Sono sicuro, è lui, sì, quel bastardo. Ciao Armando. Ciao Alberto, devo parlarti. Vieni, entra. Guarda, guarda cosa ho trovato negli archivi del giornale. Sono tutti articoli che parlano del giudice Grasso, guarda. Guarda quanti ne ha assolti. Io non riesco a capire che modo è questo, amministrare la legge in questo modo. Legge, legge. Ma quale legge? Questo non è legge. Io voglio solo che Anna si salvi. L'imputato è assolto per mancanza di prove e testimonianze valide. Così è deciso. L'udienza è tolta. Signor giudici! Lo riconosco, è lui! Per staccarmi la bossetta quasi quasi mi staccava un braccio! Dottore, che speranze ci sono? Stiamo facendo l'impossibile per salvarla. Ciao Paolo, scusami. Mi controlli come si chiamano quei tre bastardi e dove abitano? Sì? Va benissimo. Grazie, ciao. Dove posso trovare questi tre? Tu li conosci, vero? Ormai non ci stanno più qui.